Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo combattuto e curato Threat, albero sacro che aveva maledetto Kolima dopo la pioggia di psicoenergia, ovvero le pietre, più che altro. Una volta curato l'albero, siamo tornati qui a Bilibin, abbiamo racimolato la nostra magnifica ricompensa, che per carità... La linfa vitale è sempre buona da avere, ma... voglio solo vedere una cosa. Voglio, nuovamente, tornare indietro. Sì, lo so, faccio molto backtracking. Molto. Troppo, forse. È tutto per non farlo poi successivamente. Voglio solamente vedere se siamo già nelle condizioni tali da fare una determinata cosa. Che tra parentesi, a proposito di backtracking, dobbiamo anche tornare al faro di Mercurio. Non è indispensabile quello che sto per fare, ma vorrei refillare di nuovo la bottiglia vuota, perché fa sempre comodo averla. Niente più, niente meno. Eccoci qua di nuovo all'Umpa. Io voglio vedere se siamo già in grado di passare questa zona. In teoria sì. Ecco qua, appunto. Ma guarda un po'. Allora, vediamo. Eccoci all'Umpa. Anche qui c'è qualcosa, ma come al solito dovremo attendere per scoprirlo. Sei stato all'Umpa per molto tempo? No. Ah, quindi sei un nuovo uomo della banda di Dodonpa? No. Vediamo che cosa avete. Appena riapro il villaggio potrò vendervi tutte le armature che desiderate. Dobbiamo sempre risolvere i problemi di tutti prima di comprare, eh? Che palle. Oh, ma guarda, una fiala, che culo. Oh, ma guarda, un'altra medaglia di gioco. C'è modo che io possa già entrare o sono qui troppo presto? E per troppo presto intendo che non ho ancora tutte le abilità necessarie? Ciao. Non fate un altro passo verso la fortezza. Mi serve, se non ricordo male, l'abilità per diventare invisibile. Siamo qui troppo presto, già. Tra l'altro, se non ricordo male, questo sasso qui dovrebbe permetterci in teoria di passare dall'altro lato, perché vedete che qua c'è la discesa, ma non abbiamo modo di salire. Perfetto, allora possiamo ritornare sui nostri passi e rieccoci al faro di Mercurio. Tutto questo per riempire una sola bottiglia. Che tra l'altro non ci ho mai pensato, ma ce ne saranno di più di bottiglie vuote? Sai che non ci ho mai fatto caso? Possiamo tornare sui nostri passi e passare oltre Kolima, dirigendoci da questo lato, ovviamente incontrando sempre qualche nemico non richiesto. Dove siamo arrivati ora? Al ponte di Kolima. Volete attraversare il ponte? Ah, bene, andate pure. Con cosa l'hai azionato? Col pene? Credevo che nessuno avrebbe più attraversato questo ponte. Godetevi ogni attraversamento come fosse l'ultimo. Detto questo, finalmente possiamo proseguire. Che tra l'altro, credo che siamo vicini a una zona non del tutto importante, ma in questa zonina qua, non riesco perché il puntatore va in automatico verso i dot, in questa zona sotto Kolima, questa qui, dovrei in teoria riuscire a trovare una cosa. Dobbiamo sempre sperare nel dio dell'RNG. Però prima c'è questo da passare. Eh già, e come si fa? Avanzando nella storia. Per fortuna che certi nemici ormai non sono un problema e Garrett sale di livello. Bravissimo. Detto ciò, Tempio Fushon. Gemme dal cielo, luci blu nel nord, tutti presagi del disagio incombente. Corrispondono alle terribili leggende conversate nei nostri antichi rotoli. Come siete arrivati fin qui? Il ponte è di nuovo aperto? Davvero? Allora posso tornare a casa, a Kolima? Pensavo che non avrei mai più rimesso piede a casa, con la maledizione e tutto il resto. Corri allora. Nyumpa non mangia da giorni, diventerà così magro da dissolversi nel nulla. Chi è Nyumpa? Lo scopriremo tra poco. Guarda lì, c'è una gemma. Non credi che sia nobile da parte sua provare a salvare il mondo diventando un illuminato? Ma non vorrei che Nyumpa deperisse continuando a non mangiare. Salve ragazzi. Salve monaco. Luci blu dal nord, terribile. La pioggia di astri e improvvisamente una foresta. Tutti cattivi presagi. Già. Vero maestro? Dunque,
Lei è Nyumpa, vero? Chi è? Chi è che sta parlando della mia mente? Giovane maestro, era tua la voce che ho udito poco fa nella mia mente? Lo sapevo. Tu segui quella gente, vero? Lo sapevo. Ma devi attraversare la selva infinita, la foresta di Mogal. La foresta stessa è un mistero, così come i suoi sentieri. Solo una persona speciale può riuscire nell'attraversarla. Ma forse io potrei, giovane maestro. Se saprai superare le prove della grotta della cascata, te lo dirò. Vuoi sottoporti alla prova? Non è che ho scelta, maestro, quindi vada. Oui. Non preoccuparti, ti daremo il permesso di entrare nella grotta. Ora vai, Geco. Ricorda soltanto che anche gli altri sanno leggere nella mente oltre a voi. Grazie, maestro. Quindi in sostanza non leggere nella mente della gente. Maestro, posso passare? Il maestro Nyumpa mi ha detto della vostra prova. Potete attraversare. Bravo, bel salto. La grotta cascate Fushin. La fiamma del drago rischiara le tenebre, indicando il sentiero della verità. Vediamo. Di qua c'è un forziere, quindi andiamo subito da questo lato prima. Sei per caso un mimic? No, ne dubito. Perché c'è un mimic in una grotta di cazzo di monaci? Ma chi se lo poteva aspettare? Ma scusami. Io tutto convinto. No, dai, non ci può essere un mimic qui. Quanto gli facciamo? 117. Credo che Ivan per i prossimi giri... Aia. Ah, fantastico. Per i prossimi giri lo mettiamo ad aumentare l'attacco di Garrett e Geco. Io ovviamente dico Geco, però in teoria nella mia testa sto per dire Isaac, perché ovviamente quello è il suo nome. E... ma sì, continuiamo. Vai Garrett, spaccalo. Ti prego di non addormentarmi Garrett, però. Ecco appunto. Ma che cazzo. Biglietto da gioco. Bravo Garrett. Oh, complimenti, non so che dire. C'è solo una cosa che mi sta infastidendo di questa cazzo di caverna. Non so se lo percepite anche voi, il suono che fa questa caverna. Questa piccola vibrazione sembra come quando hai vicino il telefono sul tavolo e sta vibrando che fa. Dunque, passiamo da questo lato, che molto probabilmente dobbiamo fare il giro. Per voi è così, per me è dall'altro lato al solito. Il giro per così, poi passiamo sul tronco e arriviamo dall'altro lato. Dunque, di andare di là non ci serve a nulla, quindi vediamo sempre se c'è qualche oggetto da qualche parte. Fammi indovinare. Ah, no, pensavo fossimo già dall'altro lato. Perfetto. Mi piacciono le sorprese. Mi fanno sentire molto spesso di non sapere le cose. E a volte non sapere è sorprendente, vero? Dunque. È tutto buio. Ah. Mi ricordo di questa. Però c'è un altro forziere lì. Allora, fammi vedere. Di qua torniamo indietro. Esatto. Ovviamente prendiamo danno. Non che la cosa mi sorprenda, ma non penso sia molto. Esatto, andiamo di qua. Dunque, facciamo le cose un attimo in ordine. Andiamo prima di qua. Poi di qua. Prendiamo questo forziere. Una lama artica. Bella. Vediamola. Lama artica.
174 per Garth e scatena Tormenta. 55 d'attacco. E se la diamo a Geco quanto fa? 180. Garth è un attimo sotto, eh. Sarebbe un attimo da aumentare. Anche è vero che però Geco attacca per primo. Dai, diamola a lui. Ecco qua. Tu, se ti do a Ivan, non cambia nulla, perfetto. Beh, la spada mi piace, dai. Però, cavolo, forse dovrei darla a Garth, sai? Non lo so. Comunque, qua mi ricordo cosa bisogna fare, perché noi vediamo buio. Ma, in teoria, se io passo di qua, dovrebbe essere tutto illuminato. Vediamo. I raggi di luce rivelano le ombre, mostrando il cammino. Grazie. Dobbiamo andare prima da questo lato, allora. Dobbiamo andare da questo lato, ci serve la luce. Ecco cosa intendeva. Questo vuol dire che dobbiamo andare di qua. Ma per andare di qua dobbiamo prima farci tutto il giro. Bello non ricordarsi niente dei giochi. È sempre una riscoperta a modo suo. Però ti giuro che vorrei tentarla. Che culo. Ti giuro che non mi aspettavo di farcela alla prima. Pensavo che sarei caduto. Ah, ma tanto non si cade. E allora, che sfida è se non posso cadere? Bene, entriamo qua dentro. Ok, in teoria stiamo proseguendo dalla parte giusta adesso. A parte le spine, che per fortuna ho evitato. Oh, buongiorno. Ok, allora, se io faccio così. Esatto, era facile. Tac. Altro Digin d'aria. Ho sbagliato. Oh, vabbè che tanto riuscirò a sconfiggerlo. Però cazzo, ho sbagliato. Allora, meteor colpo. Meteor colpo. Vediamo. 132. Non si può scappare, meno male. Meno male che non può scappare, cazzo. Sarebbe stato una grave perdita. E ovviamente credo che abbiamo vinto, quindi potenzierò ancora Geco e lei la facciamo attaccare normale. Vediamo. 155. Ivan sale di livello. Apprende Tornado del Mago. Perfetto. Il Digin a chi va? Siano tutti e due, quindi andrà a Geco, per forza. Esatto, Zefiro. Vediamo, cosa otterremmo se lo piazzassimo? Niente, solo statistiche in più. Quindi proviamo a piazzarlo. E se faccio due vento e un fuoco? Lui ottiene mega squarcio. Noi otteniamo astroscoppio e ste cagate qua come prima. Ma se faccio 1-1-1? Sempre astroscoppio, va bene. Se lo diamo a lui? Niente, statistica aumentato. Però l'agilità, ti direi che non sarebbe male se l'aumenti, Garret. E infine, se lo diamo a lei, neve, plasma, impatto. Però aumenterebbe di un sacco l'agilità. Beh, mica male. Allora, lo diamo a Garret, così anche se di uno aumenta un attimo la sua velocità, dai, per il momento. Anche se effettivamente noi ci guadagniamo qualcosina di più, compresa la fortuna, però va bene. Per il momento va bene così. Torniamo indietro, o meglio, avanziamo. Ecco, fatto. Questo è lo shortcut di prima. Dunque, se vado di qua, non mi serve a nulla. Dobbiamo prima fare così. Ecco qui. Poi così. Ecco qua. Ed infine l'ultimo tronco. Comi. Benissimo, vediamo cosa c'è qua sopra. Bene, c'è la statua del drago, ma non sono sicuro che possiamo usarla, vero? La statua del drago gli manca un occhio. Proseguiamo. Eccolo qua, vabbè, bastava che andavo due secondi in questa stanza e c'eravamo. Occhio del drago, bastava che entravo due secondi in quella stanza. Eccoci qua. Usa, ecco qua. Oh, ma guarda, si vede la via. Che poi, come ho detto prima, noi ci siamo arrivati istantaneamente, per carità. Avrei potuto proseguire benissimo anche senza farmi tutta sta cosa qua della statua del drago, parliamoci chiaro. Però, giustamente, per almeno farvi vedere come si procede in modo corretto,
giustamente lo si fa, no? Come ho detto, ci abbiamo messo cosa? Il primo tentativo, anche perché scusami, non puoi cadere! Che cacchio di pericolo è? Magari in realtà ci servirà anche in altre zone la cosa qua del drago, quindi... vediamo cosa c'è prima qua sopra. C'è solo la discesa, perfetto. Entriamo, facciamo un salvataggio, non si sa mai. Il segreto del chi sarà rivelato ai discepoli della verità. Hai ottenuto la sfera forza. E detto questo, posso tornare indietro finalmente. E con questo, la prova fu superata. Giovane maestro, hai superato la prova? Hai davvero scoperto i segreti del tempio Fukion? Fukin? Il maestro Nyunpa vi sta aspettando. Andate al tempio. Maestro, la prova fu superata. Benissimo, Gekko. Sono felice che tu e i tuoi amici abbiate scoperto i segreti del tempio Fukin. Noi monaci chiamiamo il Ki il potere che avete ottenuto. Sei confuso? No. Per essere così giovane dimostri grande saggezza, ma credo che dovrò spiegartelo. Nel mondo occidentale si chiama forza, ma è un potere spirituale. Ora ve lo spiego. Come promesso, vi servirà per attraversare la foresta. Che cosa succede se rimanete con poca energia nella foresta? Sei curioso, vero? Dimmi. Improvvisamente vi trovate di fronte dei mostri che si nascondevano nell'ombra. A questo punto tentate di sconfiggerli, giusto? Certo. Non bisogna pensare che la lotta sia sempre la migliore soluzione. La fuga? Quei mostri sono dei codardi. Se sanno che potete vederli, scappano. Sono creature della foresta, quindi non si perderanno certamente. Basta? Tutto qui? Basterà usare l'energia per trovare i mostri e poi seguirli. Semplice, no? Eh certo, maestro. Io questa la lascerei proprio a Garrett, ma non per cose, ma... anzi no, sai cosa? Meglio non darla a Garrett, meglio darla tipo a Ivan, che ha un po' più punti esperienza, un po' più punti magia. Detto questo, forza, per colpire un oggetto lontano, che è il pugno. Pavapunke. Esatto. Detto questo, abbiamo scoperto i segreti del tempio Fukin. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!